da Dertona, tanta grinta, tanta voglia, siamo partiti male, purtroppo abbiamo beccato un gol dopo 2 minuti, sì, poi abbiamo avuto anche 92 minuti, 94 minuti per recuperare, perché abbiamo avuto anche 6 minuti di recupero. Hai preso un palo, una traversa, cosa devi fare per buttarla dentro? Cosa dobbiamo fare più che altro? Anche perché la partita abbiamo tenuto il periodo del gioco fine, quasi tutto. Dopo il gol siamo stati bravi a reagire in una maniera differente, però purtroppo la palla non entra e c'è anche un po' di sfiga. O la tua traversa che la palla Esatto, rimbalzava, la palla è rimasta lì, tutti abbiamo non giocato al gol e la palla è rimasta lì, è entrata. Sì, c'è poi. tanta tanta sfortuna, tanti nostri demeriti, ragazzi, sicuramente, perché alla minima occasione gli altri si fanno gol, però noi, insomma, lasciatemelo dire, tanta sfortuna. Tanta sfortuna, che poi non deve essere un alibi, perché alla fine noi dobbiamo essere bravi. Se non entra una volta, dobbiamo provare a fare un altro. Se non entra la seconda volta, dobbiamo sempre provare, dobbiamo sempre provare. Però più di così, noi oggi abbiamo dato tutto E non siamo e non si è riusciti a neanche portare a a portare a casa. casa un punto. Domenica andiamo ad Alba in un campo terribile perché ci aspettano col coltello tra i denti sicuramente. Faremo il nostro, faremo il possibile per portare a casa i punti e se sarà quel che sarà, perché se saremo costretti a fare i play-out, faremo i play-out e cercheremo di portare a casa la pelle. Esatto, dobbiamo giocare con il coltello tra i denti, anche perché con la cattiveria e la serenità nello stesso tempo portiamo i punti a casa. Ora siamo di nuovo lì, ora non mi ricordo la classifica, la Bugherese non so cosa abbia Il Voghera ha fatto, ha pareggiato 2-2, pareggiato, quindi sì. allora meno uno siamo, però noi non dobbiamo guardare le altre, dobbiamo vincere con le ultime due che ci rimangono e cercare Praticamente noi dobbiamo fare la corsa sul Voghera. dobbiamo fare la corsa, sì, Sul però. Voghera sperare magari nella forbice, perché però l'Alba ha vinto, no, avvocato? L'Alba ha vinto, sì. Ha L'Alba ha vinto, vinto quindi. a Mongiove col Pondonnaz. Quindi la forbice si è accorciata, non possiamo neanche più attaccarcela. Come mai che Ciottovisco è stato espulso? Hai seguito Ma qualcosa? guarda, io non ho sentito bene, però evidentemente gli hanno detto qualcosa live, l'arbitraggio non ne parliamo, però Anche non so oggi un minimamente arbitro cosa. inguardabile, Ormai siamo proprio nel abituati, senso quindi. ormai non ci facciamo neanche più No, caso, siamo infatti, abituati a questi arbitraggi qua scandalosi che non portano a niente. sicuramente qualcosa di così grave non gli ha detto, però la fascia anche lui teneva giusta. Va bene Luca, speriamo una bella settimana di lavoro e speriamo di andarci a prendere quello che ci hanno tolto oggi. Esattamente. Grazie Luca. Grazie a te. Ciao.